Buongiorno dal Giappone. Buongiorno. Cosa mangiamo stamattina? Meron pan di Famerimat. Quello normale con dentro questa Panna crema. montata. Sì, panna montata. E questo qua che è tipo melone, cioè tipo a questo punto colore melone con dentro una crema al melone veramente. Perché nel meron pan tutti pensano sia il melone, ma in realtà il melone non è il gusto melone. Mangiamo? Vai. Da quale vuoi cominciare? Questo. Si chiama melon pan perché il sopra assomiglia al melone. Ora questo qui è un po' poco, devo dire, non come quello di Kagetsuda. Dimmi. Poi questo è di fresco, nama. Sì, fresca, sì. Poi milk whip, quindi... 145 yen, un euro praticamente, meno di un euro anzi. Questo qui lo facciamo mangiare anche a Miwa, che piace anche a lei, credo, no? Mamma, ancora dorme. Sì. Dividilo in due, guarda, cioè dividi in due, così almeno metà lo mangia Miwa e metà lo mangiamo noi. Credo che sia nuovo questo qua, tra l'altro. Perché l'ho trovato ieri da Family Mart, non l'avevo mai visto così con questa cosa. Che ne dici te? Prima volta. Ah, bello. Bello. Vai, assaggia. Cavolo, buono. Sa un po' di melone, sembrerebbe, no? No, è panna montata. È buono, sì. C'abbiamo anche il latte, vogliamo provare con il latte? Vuoi provare con il latte? Questo è chi piace dolce, piace la mia. Sì, tra l'altro con la panna montata. Quello di Kagetsudo ad Asakusa lo potete mangiare sia con... L'hai mangiato tutto? Pensavo volessi zuppare. Lo potete mangiare sia così plain che con... Lo fanno durante l'estate con... Sempre però durante l'estate con molti più gusti di gelato. Buono. Buono. Passa questo qui. Poi vediamo questo. Sì. Già si sente il profumo di melone. Sì. Oh. È bello, Bello. Però se dividiamo qui. Vabbè, no, prendilo te quella parte con tutta la crema, non ti preoccupare. Io preferisco questa parte meno crema. Okay. Per me c'era un problema tanto. Che bello. Vai. Prima la parte senza crema. Già si sente il gusto di melone. Sì. Però non è melone vero. Per forza, figurati. Sì. Io preferisco questo. Sì. Il melone finto è l'essenza di melone, probabilmente. Buono è buono, però non sempre la quella naturale, quindi preferisco. Passo l'assaggio io adesso, quello di prima. Già l'avevo assaggiato. Questo è proprio buono. Buono. Il più buono di tutti a Tokyo e a Kagetsudo, è ad Asakusa, vicino al Sensoji, quello che dicevo prima. E lì è fatto, insomma, lo danno caldo, insomma, è proprio buono. Proviamo quella zuppata. Ma questo è proprio buono. Sa quelle calorie avrà, no, 3,82, pensavo di più. Questo invece è andato via preciso nel punto, niente, non si può vedere, è stato strappato. Non lo vedevo. Vediamo questo invece, 248, il piccolino. Andiamo a assaggiare proprio questo qui, anzi più normale. Buono e buono, ma è strafinto proprio. Deixo? Eh? Melone finto, diciamo. Cioè proprio il melone finto, il melone della vodka alla al melone, l'essenza del melone alla vodka al melone, Quindi preferisco quello di prima. Questo è più buono. Vabbè, mi sono dimenticato di farvi vedere il Fuji prima, perché mi sono dimenticato, perché tanto non si vede. Grazie per aver visto questo video, buon sabato, ci vediamo al prossimo video dal Giappone. Ciao. Questo è il melon pan.